Allora, quando Consuelo Barillari mi ha chiesto di partecipare a questo festival dell'eccellenza femminile e mi ha chiesto cosa potevo fare, mi è venuto spontaneo offrire il mio Pasolini. Infatti, a parte il piacere di riascoltare una voce tanto importante per la storia italiana, per la nostra vita italiana, come è stata quella di Pierpaolo, ma in particolare questo taglio, questa visione è femminile, nel senso che io ho fatto questa scaletta, ho scelto i pezzi, le poesie. In particolare proprio affronto la poesia perché la produzione di Pierpaolo Pasolini è sterminata e invece io mi sono voluta concentrare sull'aspetto poetico. Pasolini diceva che avrebbe molto voluto, riuscire a vivere nella sua vita il mito della mitezza, della bontà e della mitezza che aveva imparato da chi? Da sua madre. E dunque, e questa cosa per lui è stato sempre, un punto di sofferenza perché non è riuscito a realizzarla nella sua vita. E questo è un lato molto importante, molto anche forse inedito, no? Perché siamo abituati al Pasolini impegnato, con l'impegno civile, arrabbiato anche, ma in fondo Pasolini aveva veramente questo lato di mitezza, di onestà grandissima, di stare davanti alla realtà e di saperla guardare senza, al di là di qualsiasi ideologia o qualsiasi appartenenza, no? Con questa purezza religiosa. Siamo stanchi di diventare giovani seri o contenti per forza o criminali o nevrotici. Vogliamo ridere, essere innocenti, aspettare qualcosa dalla vita, chiedere.